Buongiorno ragazzi, benvenuti nella lezione a distanza di tecnologia. Oggi proseguiamo con lo studio delle assonometrie ed andremo a realizzare la tavola 1 a distanza, cioè l'assonometria di una piramide a base rettangolare. Le misure che prenderemo in considerazione sono la base, 7 x 5, e poi l'altezza di 7 centimetri. Vi ricordo di iniziare il disegno sempre con la linea orizzontale, dopodiché con la squadra a 30 fare gli assi X ed Y sul foglio. Una volta fatti gli assi, costruiremo il quadrato di riferimento. Abbiamo detto 7 x 5. Io ho inserito le lettere, ma voi non le inserite. Comunque da B andiamo a fare le linee di proiezione, le stesse linee di proiezione le faremo anche da C e da D. Le dovremo fare anche su V. Questo con il compasso puntiamo al centro e con l'apertura fino all'intersezione andiamo a fare il primo arco fino ad arrivare all'asse Y, il secondo arco, ed il terzo arco sarà naturalmente più piccolo perché corrisponde al punto di intersezione C. La stessa cosa facciamo dall'altro lato con il punto di intersezione D, V e C. Fatto tutto questo, dobbiamo andare a fare le linee parallele all'asse Y e all'asse X. Quindi cominciamo con le linee parallele all'asse Y. Faremo poi le linee parallele all'asse X. Fatto questo, andiamo a fare il punto centrale e quindi dal punto centrale V andiamo a fare l'altezza della piramide, abbiamo detto di 7 centimetri. A questo punto possiamo andare a ripassare la base della piramide, naturalmente in assonometria, e anche gli spigoli, quindi V con C, V con B, V con D. Andremo poi a fare anche gli spigoli nascosti, naturalmente in tratteggiato, sempre con linea pesante. Il risultato finale è questo. Abbiamo concluso la lezione di didattica a distanza di tecnologia. Abbiamo eseguito la tavola 1 a distanza, assonometria isometrica di una piramide a base rettangolare. Come hai visto, la lezione è un video, quindi puoi fermarlo e rivederlo più volte, a seconda delle tue esigenze.
Rivedremo la tavola a lezione. Un saluto e a presto!